Ciao e benvenuto in questo nuovo video di Intanto in Thailandia. Se ancora non l'hai fatto, volevo invitarti a iscriverti al canale e a cliccare sulla campanella per rimanere sempre aggiornato sui nuovi video. Arrestato un uomo tedesco per il sospetto di omicidio e occultamento di cadavere nei confronti di una sua connazionale. La donna tedesca di cui è stato ritrovato il cadavere era Margun Schafer, aveva 77 anni ed era proprietaria di un bar a Pattaya in società con Richard Stanislaus, con il quale condivideva la casa insieme anche alla fidanzata thailandese di quest'ultimo. Le indagini sono iniziate quando la polizia tedesca ha chiesto alla polizia thailandese di indagare sulla donna, in quanto i parenti in Germania non avevano più sue notizie, per cui la polizia thailandese ha iniziato a interrogare le varie persone che la conoscevano, fra cui anche il socio, il signor Richard Stanislaus. E sono così venuti a scoprire che il visto di quest'ultimo era scaduto nel 2017. Durante l'interrogatorio, la fidanzata thailandese del signor Stanislaus ha dichiarato che negli ultimi mesi hanno vissuto con i soldi della pensione della signora Schaffer, che continuavano regolarmente a essere depositati sul suo conto corrente, anche se la signora Schaffer non era più nell'appartamento. La polizia thailandese, in una conferenza stampa, ha dichiarato che il signor Stanislaus, di 52 anni, è ricercato in Germania per truffa, in quanto ha subito numerose denunce da parte di anziani che sostengono di essere stati truffati da lui. La fidanzata thailandese, dopo un lungo interrogatorio da parte della polizia, ha confessato che aveva trovato il corpo esanime della signora Schaffer per terra in bagno a gennaio del 2019 e che, dopo averlo detto al signor Stanislaus, quest'ultimo aveva infilato il corpo in un baule e l'aveva scaricato in un canale, evitando di denunciare il decesso per non perdere i soldi della pensione della signora. Le indagini sono ancora in corso per accertare le cause effettive della morte della signora. Per questa notizia è tutto, ci vediamo al prossimo video.